Senta, ragazzi, qua Max, lo giovincato di Storia da Sole, e sono qui a presentare su un nuovo video che, ragazzi, è un nuovo squad builder, ma non è un solito squad builder, perché infatti questa qua sarà una squadra costituita da un macello di Team of the Season, ma soprattutto è una squadra bellissima, magicissima, che mi ha fatto vincere, adesso non dico un sacco di partite, però le partite che ho fatto le ho vinte tutte, se non sbaglio ne ho fatte 3 o anche 4, adesso non ricordo. Comunque è veramente forte, quindi se avete crediti necessari compratevela, o meglio fatevela. L'unica cosa, quanto costa? Costa all'incirca 1 milione di crediti, ma adesso andremo a vederla nei minimi dettagli. Prima di iniziare volevo ricordare di passare da FIFA con se siete interessati a comprare crediti FIFA, e vi volevo chiedere come stavate voi, perché io ormai sto guarendo, ormai ho solo ancora un filo di male all'orecchio, poi una corda di male alla gola. No, poi il mal di gola, tipo la gola sempre strasecca. Adesso devo vedere un attimo, devo bere. Comunque, banda e ciancio, andiamo, partiamo subito. Come ho detto, squadra costituita da un macello di Team of the Season. Chi abbiamo in porta? In porta possiamo avere o Consigli Team of the Season o De Santis. Io solo preferisco utilizzare De Santis, che l'ho provato per 9 partite. Ovviamente 9 partite non ha fatto nessun gol, però non è male in alcune partite. In alcune fa delle cavolate tremende, ma spesso e volentieri è comunque forte. Passiamo invece al trio difensivo. Allora, da una parte, come difensore centrale abbiamo Chiellini e poi Benatia. E ragazzi, oh mio Dio, sono dei difensori straforti. Pensate che io li ho utilizzati quando, oppure li ho utilizzati senza chemistry style, quindi immagino solo con ancora delle chemistry style quanto forti siano. Ok, mi sono sfilato un attimo il naso. Quindi veramente forti. Chiellini l'ho pagato 316.000 crediti, mentre Benatia 205.000 crediti. Come altro difensore, ecco, non so se ve l'ho detto, questa qua è una squadra bellissima, perché soprattutto è anche un ibrida, quindi buono, devo dire. Allora, come altro difensore centrale utilizziamo un difensore centrale della Ligue 1 del PSG. Di chi stiamo parlando? Ebbene sì, Thiago Silva, Team of the Season. Poi ovviamente voi, ecco, un'altra cosa, poi la smetto. Se volete farvi questa squadra, fatevela. Se avete più crediti, prendete le versioni Team of the Year, come ad esempio dei giocatori che vedete, che come ad esempio Thiago Silva. E invece se ne avete meno, prendete magari dei giocatori che pensate di utilizzare meno, come magari uno dei tre difensori, appunto le loro versioni non in forma, così per appunto andare a spendere veramente poco. Quindi utilizziamo Thiago Silva, anche lui fortissimo, 85 di velocità. Cioè lui potrebbe essere, ragazzi, un attaccante, 85 di velocità, 76 di tiro, 79 di passaggio, 77 di dribbling, 93 di difesa e 89 di colpo di testa. Veramente fenomenale. Passiamo invece al duo dei centrocampisti difensivi centrali. Allora, da una parte abbiamo Matuidi, e invece dall'altra ne abbiamo uno della Serie A che è stato veramente richiestissimo, perché infatti me l'avete chiesto in un macello. Infatti di chi sto parlando? Sto parlando di... no, ho sbagliato qualcosa. Di Paul Pogbang, mi viene a dire Man of the Match, Team of the Season, 9 partite, 1 gol e 5 assist, quindi non mi sembra affatto male. E ragazzi, se non mi sbaglio, è il terzo giocatore di tutto FIFA ad avere tutte le statistiche sopra l'80. L'ho pagato 322.000 crediti, ma se devo essere sincero, mi aspettavo un qualcosina di più da questo giocatore. Passiamo invece agli esterni. Allora, come esterno destro utilizzo un giocatore non Man of the Match, non Team of the Season, non in forma, perché infatti andrò ad utilizzare Cerci, che mi servirà soprattutto per dare intesa all'attaccante, che credo abbiate già capito di chi io stia parlando. Infatti sto parlando di Immobile, che ragazzi comunque è una bestia, ma adesso ne andremo a parlare. Comunque Cerci, ragazzi, io ho provato anche, come voi ben sapete, la sua versione Team of the Season, ma quella da esterno mi piace molto di più, soprattutto perché è un esterno destro, quindi sto sulla fascia destra, e come piede preferito al sinistro. Ma non solo, perché anche non dico che ha solo piede preferito sinistro, ma bensì anche 4 stelle di mostabilità, quindi è buono anche fare dei bellissimi cross col destro. Come esterno sinistro invece utilizzo Lavezzi. Adesso aspettate un attimo che ve lo trovo. Utilizziamo Lavezzi, che all'inizio non mi era piaciuto, invece adesso mi sta piacendo già un filo di più. 2 partite, 1 gol e 0 assist, 4 stelle di piede debole, 4 stelle di mostabilità, work e salto normale. Anche lui, come ho già detto, adesso si sta rivelando una sorta di giocatore abbastanza forte. Comunque l'ho utilizzato, non dico per fare intesa, perché qua potete utilizzare un esterno sinistro che voi volete della Liga, ma mi sembrava il migliore. Passiamo invece al trio d'attacco, con qualcosa di fenomenale. Perché? Perché come COC utilizziamo uno dei miei giocatori preferiti. A parte che non è un macello, però uno di questi è lui, James Rodriguez, ragazzi, valutato 90, pagato la bellezza di 362.000 crediti, in 4 partite mi ha fatto 3 gol e un assist. E ragazzi, io lui avevo provato, ho provato tutte le sue versioni tranne quella in forma, e se devo essere sincero, qual è quella che mi era piaciuta meno? La sua versione TIFO. Infatti secondo me l'avevo pagata un po' troppo, all'inizio mi era piaciuta, ma poi è andata via via diminuendo, non lo so. Comunque, la sua versione Team of the Season è una bomba, ragazzi, è fortissimo.
Se avete se disponete dei crediti necessari per comprarlo, vi assicuro che i soldi spesi li vale un sacco. Se invece non ce li avete, prendete i crediti da FIFA voi stessi e comprate lo stesso. No, comunque, se non ce l'avete, tra tutte le sue versioni vi consiglio quella SIF. E no, vabbè, lui è una bestia, passiamo all'attacco. Allora, da una parte utilizziamo Falcao. Falcao che mi serve soprattutto per fare intesa. Ma poi guardate un po' quanto è bello il legame di tripla intesa tra Rodriguez e Falcao. Ma secondariamente perché è una bestia. Non l'avevo mai provato, costa all'incirca 30.000 crediti. In due partite mi ha fatto 4 gol e 2 assist. Non l'avevo mai provato, ma credo che adesso inizierò a provarlo sempre di più. Inizierò ad utilizzarlo sempre di più, perché è veramente un rapace d'aria. È fortissimo, mai me lo sarei aspettato così forte. Quindi se avete anche i soldi per comprarlo, provate anche lui che è una bestia. Ma passiamo invece all'altro attaccante, perché infatti come altro attaccante, o meglio come ultimo attaccante di questa squadra, utilizzo Immobile Team of the Season. Che ragazzi, è fortissimo. Pagato 101.000 crediti, in 8 partite mi ha fatto 6 gol e 10 assist, ma ragazzi, è una bestia. Ha un passaggio della Madonna, veramente, della Mazzanda. Lì c'è scritto 61, ma non è assolutamente così. Praticamente, in poche parole, il valore del passaggio doveva essere molto più alto, molto superiore, perché ciò che dimostra nel gioco è un valore che appunto si aggira intorno all'80. Ecco, adesso dovrei avervelo che ho spiegato bene. Poi 88 di testa, 80 di dribbling, 84 di velocità e 86 di tiro. Qual è la sua unica pecca? È quella di avere solamente 2 stelle di mossa abilità. E voi dite, cosa fa con 2 stelle di mossa abilità? Praticamente niente, non fa neanche la Veronica né l'Alessandra. Ma no, parte scherzi, fa solo, diciamo, sposta solo la palla con la suola, poi fa il doppio passo e quei giochetti lì. Quindi ragazzi, questa qua è la squadra. Spero vi sia piaciuta, spero vi piaccia. Fatemi sapere se voi appunto cosa ne pensate. Datemi un feedback di questa squadra. Provatela perché è una bestia. Comunque adesso vi starò facendo vedere un po' di gol e non ho tante cose da dirvi. Innanzitutto vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando. Ho visto che i miei pack opening vi sono abbastanza piaciuti, ad alcuni no perché hanno detto che ormai sto diventando troppo fortunato. Ma vi devo dire che ormai, o meglio non ormai, con questi Team of the Season, in questo caso ce ne sono due addirittura, è molto facile trovarli, soprattutto nei pacchetti speciali. E poi non dico che sono così fortunato, perché alla fine mi sono accorto che ho aperto 2 pacchetti da 100.000 crediti, poi ho trovato consigli che ne vale 20.000, quindi ne ho persi lo stesso 80.000. Comunque ragazzi, allora, altre cose da dire? No, niente, il video speciale non l'ho ancora fatto, però come ho già detto stiamo aspettando la fine della scuola per farlo. Io, Marco Sinci 58 e il Carmi. E basta ragazzi, aspettatevi forse un wager match di... un wager match straforte contro un altro youtuber, però questo si vedrà ancora perché non mi ha risposto. Comunque ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi dico potente, a palla, si andrà al prossimo video, buon luck!